Damiano Caruso, uno dei corridori sicuramente più attesi nelle prossime stagioni a livello nazionale e internazionale, per quale protagonista per le grandi gare a tappe. Allora, sembra che stia nascendo una sorta di inversione di tendenza, perlomeno fra i grandi, fra i big. Contador e Vincenzo Nibali stanno prendendo in seria considerazione l'opportunità di tentare una coppiata Giro e Tour. Tu quest'anno hai fatto la Vuelta, ti sei comportato egregiamente, hai delle ambizioni personali a crescere, il prossimo anno cambierai squadra, sei passato la BMC. Ecco, ma tu che cosa ne pensi a livello proprio di big, questi campioni che improvvisamente, dopo anni di silenzio, tendono a riproporre questo abbinamento sicuramente molto ambizioso? Allora, secondo me, se così fosse il prossimo anno, cioè se il prossimo anno questi grandi campioni decideranno di partecipare sia al Giro che al Tour, gli unici ad essere contenti saranno i grandi tifosi, no? Perché vedere dei grandi campioni che si daranno battaglia sia al Giro che al Tour, sono loro alla fine quelli che ne avranno realmente vantaggio. Per quanto riguarda i due corridoi in questione, una coppetta così la possono fare solo ad alti livelli, la possono fare solo i grandi campioni come Vincenzo o come Alberto Contador. Questo magari poi può aprire più chance a corridori un attimino meno importanti come loro, perché non lo so, se loro due si daranno battaglia, magari qualcuno ne potrà approfittare per cogliere qualcosa di importante, capito? Assolutamente, la tua analisi non fa una grinza, anche perché ovviamente i tifosi è tanto che chiedono di tornare a un agonismo fatto veramente di risposta colpo su colpo, meno scienza e meno tatticismi. Esatto. Resta però il fatto che è un'ambizione davvero notevole e che francamente non viene compiuta dai tempi di Marco Pantani del 98. In epoca recente ci è riuscito Roche, Hinault e Indurain, per cui insomma attendiamo fiduciosi. Non credi, e qui faccio un pochino una provocazione, che al di là del massimo risultato che può essere l'accoppiata Giro e Tour, sia magari un atteggiamento di non voler assolutamente puntare a un'unica corsa? Basta una banalità, basta scivolare in discesa, basta una caduta, basta una svista, e puntando a una sola unica grande corsa a tappe rischia di compromettere la stagione a livello risultati. Non credi che sia anche un pochino di pragmatismo questa scelta? Non sono proprio d'accordo, perché secondo me questa provocazione lanciata, che poi alla fine tutto è iniziato da una provocazione fatta da Tinkoff, no? Sì. Addirittura è partita che ha proposto ai grandi corridori di correre i tre grandi giri. Quindi la caduta, la scivolata ci sta per chiunque di questi grandi corridori. E secondo me nasce tutto dal fatto di un appassionato come Tinkoff, che davvero vuole vedere i più forti corridori e darsi battaglia nelle tre grandi competizioni. È una cosa difficilissima, però secondo me, se già arriveranno a fare Giro e Tour nello stesso anno, sarà tutto di guadagnato per i tifosi di ciclismo. Bene, e allora giustamente, confortati anche dalla tua analisi, aspettiamo e attendiamo fiduciosi. Invece per quanto ti riguarda un pochino di vacanze meritate, ma credo che a dicembre ci saranno i primi raduni già con la nuova squadra. Come detto te, ho fatto adesso 15 giorni di vacanza qui a casa, giù da me. Sono stato fortunato, ho trovato un sole spettacolare, le temperature che mi hanno permesso anche di fare qualche bagnetto, e quindi niente, adesso ora si ricomincia piano piano, come tutti gli anni, un po' di palestra, un po' di bici, fino al primo ritiro di dicembre, dove ci sarà il primo, diciamo, vero incontro con tutto lo staff e i compagni della nuova squadra della BBC. E noi, avvalendoci della tua disponibilità e dell'amicizia che nutri nei confronti di Velobike, torneremo puntualmente a disturbarti. Grazie Damiano, Grazie. buon soggiorno in Sicilia al momento. Ok, grazie a voi e a risentirci.